Che tavossa! A birbaccione. Ma che fai, bari? Ma quale baro? Qua non ci so bari. Ah, non ci so bari? E sta carta che è? Chi è? Guarda! Alza sto! Io non la vedo. Ragazzi, vai a chiamare guardia. Oh, me vuoi lasciare? E no. Voi? Vedete qualcosa? Boh, a me che mi importa. Bravi. Ma io mi impiccio. Che t'avevo detto? Qua nessuno vede niente. No, e invece la vedo io. E tu chi sei? C'hai l'occhi buoni assai per vedere quello che non c'è. Fammi vedere se c'hai il fegato. Eccolo qua. Su, dammi la mazza. Io. Non qua, tu. Torna. Ecco. Ecco. Stacco. Eccoli. Vedi, guarda. Che succede? Che è stato? Lasciami sto piede. E bravo, Gaetano. Mescito fuori orario, gioco d'azzardo, risse con porti cortelli, son cazzi tuoi, in galera. Ma sono Bagge, ma se poi ho chiamato io. State zitti, ci sono dovuto corsivo mio. E voi con quel cartello che fa? No, no, per lui si tratta di legittima difesa, Bagge. E tu che stai a fare con quel cartello in mano? Di chi è? Che non vedi? Questo è il corpo del reato. Sto ladrone stava a baracco il piede, gli passava la carta, vedi? E bravo. Dentro anche tu con gli altri, via. No, 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 aspetta, altro. Io non posso essere arrestato che per ordine espresso del Cardinal Vicario. Sono il Marchese Onofrio del Grillo, Duca di Bracciano, guardia nobile e cameriere segreto di Sua Santità Pio VII. Mi coglione, io sono generale comandante Francesco della Piazza di Roma, amico indio di Napoleone, e perciò ti stia fotendo per resistenza alla Ronda Pontificia. Falsa generalità, nobiltà abusiva, sono cazzi tuoi. In carriera! Allora devo provare a passare via! Ma che fai? Oh. Ma che c'entravo noi? Ma che c'entravo noi? Io stavo solo a piedi. Silenzio! Che succede qua, Marcello? Tutto fatto. Tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Con mio figlio, signor commissario. Gioco d'azzardo, rissa, a mano armata e falsa generalità. Eccoli sti galantomeri. Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese, allora, e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia? Che ci faccio? È proprio lì. Hai visto? Mo so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua. Ma davvero? Ma che, te sei ubriacato? Te metti a restare il Marchese del Grillo? Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni. E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei 2 mesi di galera, così ti impari. E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, chiedo. Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera. No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre presso. Naturalmente. Andiamo, Riccio. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. C'è pure per culo, c'è per culo.